E proprio con la nuova legge elettorale il Ministero fa chiarezza sulle nuove modalità di voto. Sentiamo. Nuovo sistema di voto per il rinnovo del Parlamento italiano con il Rosatellum bis cambiano le modalità. Il Ministero ha per questo illustrato in uno spot come esprimere la propria preferenza in maniera corretta per Camera e Senato. Il 4 marzo si vota con il Rosatellum. Ma come funziona la legge elettorale? L'elettore si troverà davanti a una scheda come questa. Nei rettangoli troverà il nome del candidato per il collegio uninominale. Nella parte sottostante ci sarà il simbolo della lista o delle liste che lo sostengono, con accanto i nomi dei candidati per il collegio plurinominale. L'elettore può votare tracciando una croce sul simbolo della lista che ha scelto, e in questo modo il voto si trasferisce automaticamente anche al candidato del collegio uninominale. Oppure può indicare solamente il nome del candidato per il collegio uninominale. In questo caso il voto si estenderà anche alla lista o alle liste collegate, in misura proporzionale rispetto ai voti ottenuti da ciascun partito in quel collegio. Il voto risulta valido anche se si appongono due croci. Una sul candidato del collegio e un'altra su una delle liste a lui collegate. Non è previsto il voto disgiunto, cioè votare un candidato uninominale e una lista collegata a un altro candidato. Con questo sistema si eleggono sia i deputati che i senatori. Votano per la Camera tutti i cittadini italiani maggiorenni. Per il Senato è necessario aver compiuto almeno 25 anni. Si vota dalle 7 alle 23, presentandosi al seggio con tessera elettorale e un documento d'identità.